Belen al Maurizio Costanzo Show, il video a luci rosse, l'appello per Corona e la frecciatina a Stefano. Belen Rodriguez al Maurizio Costanzo Show con i fratelli Jeremias e Cecilia, cosa ha detto la showgirl? Belen Rodriguez è tornata al Maurizio Costanzo Show. Nella puntata del 30 novembre la showgirl argentina ha presenziato nel salotto dello storico programma di Canale 5 con i fratelli Jeremias e Cecilia, da poco usciti dalla casa del Grande Fratello VIP. Tanti gli argomenti di cui ha discusso la conduttrice argentina, dal video piccante che le è stato rubato qualche anno fa alla prigionia di Fabrizio Corona, senza dimenticare l'ex marito Stefano De Martino. A proposito del video di Belen, la conduttrice di Tusicu e Vales ha segnalato al ministro della giustizia Orlando che non sempre la polizia postale riesce a risolvere spiacevoli situazioni. La sudamericana ha rivelato che nonostante le tante denunce fatte alle forze dell'ordine quel filmino messo in rete dall'ex fidanzato argentino Tobias è ancora su internet. Non è stato dunque rimosso come chiesto più e più volte dalla diretta interessata. Bisogna fare qualcosa per tutte le ragazze che subiscono violenze simili. Sono passati anni ma continuo a rivolgermi alla polizia postale e a fare denunce su denunce perché quel filmino è ancora in rete. Bisogna fare qualcosa per tutte quelle ragazze che subiscono una violenza simile, ha osservato Belen in presenza del ministro Andrea Orlando. Una puntualizzazione che ha subito trovato il consenso del pubblico presente in sala che non ha potuto fare a meno di battere le mani anche quando la Rodriguez ha menzionato Corona. E in particolare la lunga prigionia di Fabrizio, ex fidanzato della 33enne. Ci sono assassini che dopo due anni sono liberi, com'è possibile che Corona sia ancora in carcere? Si è chiesta Belen dopo che l'amica e collega Mara Venier ha sollevato il problema circa le pene troppo leggere che vengono di solito riservate ai criminali. La frecciatina per Stefano De Martino e l'anello di Andrea Iannone. Proprio Mara Venier nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show ha elogiato, tra una dichiarazione e l'altra, il gran cuore e la bontà di Belen Rodriguez. Beato chi se la sposa! Ha esclamato la veneziana. La risposta della testimonial di Guess non è tardata ad arrivare, con tanto di frecciatina all'ex marito Stefano De Martino, mi hanno già sposata eppure lasciata. Menzione a parte, la storia col ballerino è ormai acqua passata, il futuro di Belen è rappresentato da Andrea Iannone. La storia tra i due non è finita come i gossip hanno insinuato e la Rodriguez non ha avuto problemi a sfoggiare in TV il prezioso anello che solo lo scorso anno le ha regalato il pilota di MotoGP.